Ok, allora la classe di Piazza Media sono sul percorso, ragazzi, sul percorso. Siamo direi in perfetto orario, sono le 11:04 e abbiamo ancora questa gara, la prossima da vedere, più le premiazioni degli istituti. Eccole le ragazze, sono discese nel vallo, tra poco attraverseranno via Valloggia e saliranno verso l'argine dell'Olona. Mi raccomando, non facciamo mancare gli applausi, è vero che ormai era, direi, siamo alla 10ª gara della giornata dopo le 2 del superiore, anche 11ª, se teniamo presente anche la gara dei professori, è l'11ª gara della giornata, ne avremo ancora un'altra oltre a questa e poi concluderemo il programma delle gare oggi qui sui campi di San Vittorio Olona. Allora, intanto attenzione che stanno arrivando le ragazze di terza media, però nel frattempo abbiamo messo qualche ragazzo sul podio, però attenzione che arrivano i ragazzi di terza media e non distraiamoci, c'è la che stanno arrivando i ragazzi tutti, di terza media. Eccole qui. Ragazze di terza media all'arrivo. Ci sarà quasi sicuramente uno sprint, non perdiamoci lo sprint delle ragazze di terza media. Eccole qui, giro, 3 per la vittoria, chi ne ha il momento? Ed è una ragazza della Colbe che va per la vittoria. Colbe per la vittoria, bravissima, e anche seconda e terza arrivate, molto brave. La terza è di Cerro Maggiore, mi sembra. Rimanete qui con noi, bravissime tutte queste ragazze, molto molto brave queste ragazze. Eccole qui. Qualcuno si è perso una scarpa, controllatevi che abbiate tutte e due le scarpe ai piedi, perché è rimasta una scarpa da sola qui all'arrivo. Va bene la stanchezza, ma ricordarsi di avere la scarpa. Eccola che è arrivata senza scarpa. Gli deve essere rimasta via la partenza. Ha fatto tutta la gara con una scarpa sola, poverina. Per fortuna che abbiamo fatto molta pulizia del percorso, per cui non dovrebbe aver avuto problemi, ma questa ragazza si è fatta tutta la gara
con una scarpa sola. Eccole qui, brave queste ragazze, fra poco andremo all'ufficializzazione. Bene, 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 bene. Le ragazze di terza media sono arrivate, adesso recuperiamo la classifica e poi passiamo alle loro premiazioni. Qualche piccola defaillance, ma solo un po' di recupero e poi è tutto a posto. Portano punti, tutto buono quello che arriva. Tutti i punti per la classifica degli istituti. Salutiamo gli amici di TDS che ci stanno coadiuvando e aiutando oggi nel cronometraggio e saranno chiaramente con noi anche domani. Allora, vediamo un po', siamo quasi pronti per le premiazioni. Allora. Chiamiamo per le premiazioni, ci facciamo aiutare per le premiazioni anche da Gianni Mauri, che è presidente della Federazione Italiana di Atletica della Regione Lombardia, che salutiamo e ringraziamo per essere venuto a vedere oggi anche le gare studentesche qui sui campi di San Vittorio Lona. E adesso ti faccio scegliere, Gianni, con chi è che vuole andare su? Scegliene uno. Il sindaco! È già andato, Melacchio, se vuoi ti posso proporre Levi Tibet, che è terzo bronzo mondiale under 20. Allora, Levi, che è il mio bel passo, ok, together with Gianni. Ok, so. Allora, Levi Tibet è la medaglia di bronzo under 20 sui 5.000. Gianni, non so se fai 5.000, forse in macchina, in motorino, ecco. Comunque Gianni è il presidente della FIDA Lombardia, lo ringraziamo ancora per essere stato qui con noi, per essere qui con noi oggi. Allora, chiamiamo come terza classificata per le Dante Alighieri di Cerro Maggiore, Chiara Lazzarin. Eccola qui, Chiara. Brava Chiara. Brava Chiara, Chiara Lazzarin, terza. Molto bene. Invece... seconda per le colbe di Legnano abbiamo Aurora Zampini, brava Aurora, eccola Aurora sul podio, è comunque la metà di Levi Chibetti in piedi, ma va bene uguale, bravo Levi. E prima, sempre per le colbe, abbiamo Giorgia Della Vedova, brava Giorgia, brava Giorgia. Ok, molto bene. Levi, this part, please. Ok, così almeno abbiamo una foto bilanciata anche per i fotografi. Eccoli qua, molto bene. Complimenti anche alle ragazze di terza media. Grazie Gianni, thanks Levi, thank you so much. Allora, ultima gara del programma di oggi. Gara riservata ai ragazzi di terza media, poi avremo solamente le premiazioni. Direi che sì, i fotografi si sono posizionati.